tutti hanno i tre. Un saluto da Angela Saliva per Televitalia.net e Corriere d'Italia, Stampa Italiana Nazionale Estera, CNE. Oggi sono con quattro grandi, straordinari comici. Oggi, De Martino, ti ho rubato il lavoro, tu sei quello che è presentatore Biagio, noi ci conosciamo da tanti anni ormai. Paolo Andoni! Sono qui per la prima volta, sono davvero lusingato. Nonostante le gambe a pezzi, ma sono riuscito ad arrivare fin qui e ne sono veramente orgoglioso. Grazie per essermi invitato. Va bene. Allora, a questo punto, visto che ci sono i bambini, io voglio mangiare tutti i bambini. Mangiare i bambini. No, voglio mangiare un po' tutti quanti. I bambini, loro mi chiedono mangiare. Perché mangiare? Regalare, voglio regalare qualcosa. E tu hai mangiato. Voglio mangiare qualcosa ai bambini. E che cosa vuoi regalare? Allora, che c'è di più bello che regalare ai bambini una bellissima bella. Non è meglio dai 100 euro. 100 euro è ben pagato. Ma perché? Un bambino se va soddisfatto. A me questa visione che tu hai delle nuove generazioni così attaccate al denaro, penale, non è vero, i bambini sono puri, sono romantici e i bambini vanno raccontati. Ma babu! Mio figlio Jack soffre la matita! Ma non si fa. Sei un po' volgare, però. Papà, mi devi dare i soldi! Ho capito, però è normale. Perché quello è tuo figlio. Il tuo figlio dalla scigna, dalla famiglia. Siamo contenti, io torno, vengo spesso da queste parti e sono contento di aver portato anche loro, che questo spettacolo è molto divertente, devo dire la verità, ci divertiamo anche noi. E quindi, come si dice, una frase fatta, il nostro divertimento è il divertimento del pubblico, no? De Martino, tu che cosa mi dici? Come mai? Praticamente abbiamo fatto quattro, cioè siete in tre, siete in quattro, ma avete fatto una confusione. Cominciamo con te, Parliamo di coppia, sono in tre, parlano di coppia e siamo in quattro, quindi spiazziamo il pubblico. Allora facciamo capire un pochettino lo spettacolo. Lo spettacolo è una grande festa, un rientro dopo il periodo difficile della pandemia, tre amici che si ritrovano dopo i successi televisivi e un imbucato che sono io, che li supporta nei momenti in cui hanno bisogno di cambiarsi e quindi c'è da occupare il palco per qualche minuto. Sei il gancio, quanto pare. Volevo partire dall'inizio, ho detto un tema universale, la Genesi, la Bibbia. La Bibbia! Ma perché ci avete qualcosa contro la Bibbia? Oh, i si può Secondo te? Forza, un pezzettino della gente. Vabbè, vuoi la Bibbia? Vai, guarda!
De Martino, e tu? Lui è il mastice che ci tiene uniti, anche perché poi in realtà c'è sempre un imbucato, ma durante il corso dello spettacolo poi capirete chi è, forse si capisce, forse no, a volte è Biagio, a volte so io, a volte è Francesco, insomma c'è sempre un terzo incomodo. Che può fare? Genesi, tu? Vorrei fare la Genesi. E allora ti faccio un annuncio, signore. Grazie. E signori, Stefano De Martino leggerà per voi la Genesi. Grazie. In principio. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso. E fu allora che Dio disse: le tenebre ricoprivano l'abisso, e fu allora che Dio disse: un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Se lo sbarco sulla luna milioni di anni dopo è successo. Scusami, anzi sbaglio. Una frase più da Dio. Deve entrare e dire una frase da Dio. Le tenebre ricoprivano l'abisso, e fu allora che Dio disse: Dio guardate! E poi mannaggia! Allora, prego, questo è Napoleone Bonaparte. Io me la dare a Dio. Ma io ce l'ho da Dio. Da Dio, Dio. C'è un Dio, Dio. Dio. La terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso. E fu allora che Dio disse: io ho due sogni. Il primo è partecipare alla Coppa dei Mondi, e il secondo è quello di vincere la Coppa dei Mondi. E tutti i che indovinano. Dio tiene! Dio mio! Ma che c'entra? Vabbè, perché con tutto il rispetto per Diego Armando Maradona, ma lei ha capito di che stiamo parlando? Ehi, ma tu, mamma, bello! Ma che? Ma tu hai capito a chi ti stai rivolgendo? Sì. A chi? A te! Arrivederci! L'ultima, e vi lasciamo subito al vostro pubblico meraviglioso. Come è nata questa idea di fare un trio e poi un quarto? Questo proprio lavorando insieme in televisione, in camerino ci siamo guardati e ho detto: ma perché no? Che non tentiamo a continuare a divertirci? E infatti lo spirito di questo spettacolo è un divertimento, quindi metto tutti d'accordo, siamo partiti e poi come il titolo ce l'ha dato un fan. Sì, perché in televisione eravamo diventati un trio. E disse, ci scrissero: voi tre siete una bella coppia. E quindi da qui è nato che coppia noi tre. Se ho raccolto la mela, non sono stato io, è stata Eva, ella mi ha indotto al peccato. Indotto? Sì, Eva, dillo al Signore, ammettilo. E anche Eva si fermò. E con una sola frase espresse l'intero concetto di quello che la donna avrebbe rappresentato sulla terra. Dillo! Ma guarda mai! Mi guarda il signore a te, noi! Mi la parlate, no! Mi la parlate, la scattate, cavolo! Non è vero! Infame e bugiardo! È una zecca. È una camionista. È una provocatora. Il Signore si fermò e capì che per risolvere la diatriba tra uomo e donna avrebbe dovuto inventare lui il gay.
fate le cose vostre. Ciao, ciao. Se ti è sicuro. Sono venuto a fare un servizio. Io mi chiamo Adamo. Io mi chiamo Arturo. E ce l'hai. Lascia aperto. No, e ce l'hai anche tu la foglia. Ho la foglia. Aspettiamo che arrivi l'autunno. Senti Arturo, dimmi. Non mi dire che ti piacciono le mele. No, non le amo le mele. È già un frutto a tuo favore. No. Sì. La mia vita è diversa. Ah sì? A me piace diverso. Stare. No. Mi piace stare con gli amici. Anche a me, sai. Mi piace vedere il calcio in televisione. Io sono un appassionato. Una birretta! Con la patatina! No, la patatina non tanto mi piace. No. Non ti piace la patatina? A me mi piace un quarto d'ora. E tu non mi uomo. Vogliamo ringraziare comunque la Dema Agency per obbligo, perché è stata quella che veramente, dopo questo grande lockdown che veramente ha supportato, insomma, tutte le nostre famiglie italiane qui, soprattutto anche all'estero, grazie alla Dema Agency che grazie a loro sono riusciti a portare il nuovo spettacolo, le nuove risate. Vogliamo fare un omaggio grande al nostro pubblico, rivolto a lui? Un saluto e un omaggio a tutti voi che ci state seguendo, inseguendo. E io non ho capito bene a chi la mamma passa. Al nostro grande pubblico, che è il vostro pubblico in generale. Pensavo che fosse rivolto a qualcuno in particolare. A me personalmente. No, allora, personale, lo vorrei fare personale. Allora, grazie al nostro pubblico che ci segue e che in realtà noi seguiamo a nostra volta. Grazie a tutti. Un bacio a tutti, grazie. Ciao. Buona fortuna. Studio Libero. Grazie di cuore. Mi ricorda un personaggio che ormai non c'è più, vi ricordate il cantante di piano bar, quando era bello, il cantante di piano bar che adesso ormai si è estinto, perché ormai è stato sostituito da Spotify, ci sono le playlist, ci sono gli stereo, non c'è più il cantante di piano bar, quello che accompagnava le sere d'estate. Era bello il cantante di piano bar perché aveva questo modo sempre quasi disinteressato di suonare, no? Perché mentre suonava il cantante di piano bar faceva mille altre cose. Non so, per esempio, con una mano suonava il pianoforte, con una mano sorseggiava il suo drink, con una mano si accendeva una tigre. Ma quanta mano teneva questi piano bar? Ma che era una curva? È in senso lato, Mario, una cosa così. Ma non in senso lato, il trastrunzato. Prendete un nonostante tutto, hai capito? Con Stefano De Martino facciamo una bella cosa, capito? Una bella figura in niente da fatta, lascia perdere. Hai ragione. È gente che se la può fare con te, torniamo al vecchio teatro, io e te. Facciamo spettacoli insieme. Ma con te, Mario. Io e te. Possiamo fare delle cose. Leggiamo poesie. Troppo che? Troppo svizzero. Svizzero, un formaggio. Non è che la sensazione da lo svizzero. Ho capito, sta in Guayana pure. Però no, stanno avvitando la scena. Mi puoi fare una bella cosa e me la puoi fare solo tu. Io ho bisogno che tu faccia una cosa. Dimmi, che cosa che vuoi che faccia? Puoi fare, dimmi. Mi puoi portare il leggio. Certo, ti devo portare, perché non ti è bastata quella che hai fatto. Ne vuoi fare un'altra? E come ti hai fatto bello, capito? Sei dimagrito. Ma questi chi sono? Gli adulatori. Ne hai fatti gli altri.
te pezzi e capille, e questi gli offenditori. E fu allora che caddi come corpo morto cade, ma Beatrice non c'è, e dove sta in Purgatorio? Ancora, chi è là? E il conte Ugolino si sgranocchia un teschio, e che schifezza, no, ma è buona, ma è aspra, è forte, la bocca sollevò dal fero pasto, ma riprendiamo il cammino, e riprendiamo, uno dei giochi che ci piacciono tanto, dai, e che c'è improvviso? Che ne dici? Improvviso? Ma fa una figura in mezzo. Allora, facciamo così. Guarda, no, questo è un gioco nuovo. Dateci! Facciamo un gioco nuovo. Facciamo il gioco nuovo. Allora, è nuovo, è senza inclinare. Ma non sarebbe una figliata. Scusate, allora, ho detto, questo dito sarà lo strumento è dallo attraverso il quale qualcuno del pubblico potrà aiutarti a improvvisare, ok? Per dimostrare l'autenticità di questa improvvisazione prendiamo uno di voi. Cioè un farneghese? Che non può sapere che cosa succede. Voi non si immaginavo che succede. Che deve succedere? Ecco, con quanto avrò venuto dito? No, prendo una persona esile, piccolina, educata. No, piccolina, ma giù. Mi puoi vedere quel dito, per favore? Io non ho già capito questo dito, che ha da fare. Come ti chiami? Fammi capire che deve fare col dito. Come si chiama? Come si chiama? Ma chi? Lui. Ma lui chi? Tu. Andrea, alzati in piedi. Oh, non lo so! Andrea, sei l'uomo che stavo cercando! Vieni qua! Ma adesso che cosa deve fare col dito? Vieni qua, vieni Andrea, vieni. Guardate qua quando è Andrea. No, non dico di no, non dico di no, ma voglio sapere. Andrea, Madonna, anzi, tu, guarda... salutiamo. Vieni qua. Vai a vedere il dito, Andrea. Guardate qua. Allora Andrea, da dove vieni Andrea? Io vengo dalla Sardegna. Tu vieni dalla Sardegna? Io. Da dove precisamente? Da Sassari. Da Sassari? Allora vieni con me, vieni. No, vieni con me. Ma mi prendo una bestia. Faccio vedere. Dice che vengo subito. È facile. Sto dove la capi. Allora, guarda Andrea. Ciao. Ti ho portato Andrea da Sassari. Aia! Allora Andrea da Sassari sarà il nostro tecnico del suono. Maronna. Che è così, no? Ma che hai visto a chi sei? Vieni qua. Non toccare. Adesso invece sarai tu il tecnico del suono. Io sono panino. Perciò mi serve il dito, perché deve schiacciare, capito? Deve schiacciare i tasti. Ah. Vieni qua. Allora, questo... Oh... Questo qua, aspetta, adesso lo facciamo partire, è un tablet, va bene? Sopra tu vedrai dei suoni, delle musiche, degli effetti che possono condire, guarnire, diciamo, aggiungere al racconto di Biagio, va bene? Io facevo monologo, no, ma Biagio viene meglio, fidati. Ma ti mette sempre in difficoltà. Siccome lui non sappiamo che cosa farà, lui improvvisa, va bene? Schiaccia dei tasti e tu poi ovviamente rispetto al suono ti devi arrangiare. Ah, ho capito, ecco. Lui mette un suono e io mi devo adeguare. E tu devi mettere la storia, diciamo, a servizio dei suoni. Ho capito, ma io che cosa devo raccontare? Questo è il discorso, non so. Allora signori, io adesso finalmente è giunto il momento di raccontarvi la vera storia della scoperta dell'America. Tutto quello che avete studiato a scuola, dimenticatelo. È tutto sbagliato, sono tutte bugie. La vera storia della scoperta dell'America la conosco io, soltanto io. Dovete sapere che tanti, ma tanti, tantissimi anni fa, pensate, era appena nato Francesco Paolo Antonio. All'epoca l'America era tutta coperta, sembrava tutto da sotto. Mancava l'aria, non si respirava, e si sentiva l'odore del sudore. Qualcuno di loro si lasciò andare e qualcuno cominciò a reclamare, oh, ma proprio no, stavo cercando di e tu metti l'uoglio a loppo e tu metti, non è possibile, cioè, non è possibile. Allora è l'esigenza ancora di più di andarli a scoprire, e come non si sapeva come fare. Un marinaio, un italiano di nome Colombo, di cognome Cristoforo, disse, mo vivi, mi vado a scoprire.
E infatti la capretta del suo recinto dice: volevo dire osce, ma non vai. E lui viene se quasi una questione con la capretta. Andò a bussare alla porta della regina Isabella. Dice: regina, solo lei mi può aiutare, chiedo dei miei soldi. E arrivò subito una mitragliata dall'alto, c'erano le guardie di sicurezza. Chi è tu? Era quasi un festeggiamento che Cristoforo è andato dalla regina Isabella. La regina aprì e disse: Cristoforo, che fai qua? Regina: Cristoforo, fatti uscire dalla creatura! Stavo dormendo a farmi in disgrazia! Perché non sono venuto qua? Regina, ti devo chiedere una cortesia. Io devo andare a scoprire l'America. Mi servono tre navi. Arrivò il marito della principessa. Isabella, chi non ce ne ha? C'è questa Cristoforo, non posso fare ristorante a me! Abbiamo ristorante, cambia, aspetta, io posso mai scendere, aspetta! Cristoforo, a vedere che il marito mi ha lasciato tutto il buso, abbiamo ristorante a mangiare! Bussò alla porta il marito, l'olta, ma il marito non succederò un lutto, la metta a morte, mi preoccupa, chi non posso andare a mangiare? Signora, la piaceva, ma dove lo fate? Ma che ne uscivo a me, mi preoccupa, legarono il cane, addormentarono il bambino, il principe disse: cosa serve? Tre navi, anche che caravella chi spassa casa la mano. Andarono al porto e finalmente partirono alla scoperta dell'America. La Nina, la arrivò subito la guardia costiera. Ma rossa di è, ma dove volete andare? Noi dobbiamo andare a scoprire l'America, dopo visto un sapone, cagavo e... E Cristoforo Colombo si avviò e tra mari agitati, tempeste, bufere di vento, già Salvatore dall'albero maestro disse: terra! Terra! E Cristoforo lo abbatté. Dottore, ma perché l'avete abbattuto? Ma chi stai scemo, però? Mi stanno ancora a Ischia, chi ne già visto da me? E ancora Mario, ma che vuole una stessa andangola? Non è possibile! Si sentivano le trombe, il marito dal porto bussato con la... Colò! Ne risolto, mamma mia! Deve andare a finire tre caramelle! Molto ben detto! Arrivarono finalmente, certo, Carminiello, vai tu sull'albero maestro. Carminiello diceva: tu mangi il me, no, vai! Andò sull'albero maestro e finalmente Carminiello dall'altissima terra! Scesero con le scialuppe, arrivarono sulla spiaggia. Colombo scese a terra. Disse: ragazzi, segnatevi quest'ora. È l'ora che io ho scoperto l'America. Ve la dovete segnare, passerà alla storia. Colombo incominciò ad avere una tachicardia. Sto realizzando il sogno della mia vita, sto pensando di l'America. Ragazzi, perdonate l'emozione, ma è l'emozione che mi sta prendendo. Facciamo presto, prima che succeda qualcosa di brutto. Tu hai sala, io in sacca, siamo pronti, 1, 2, 3, e via! Scoprirono tutti gli indiani e tutti applaudirono e dissero: è bello, che coppia di tre.
per ringraziare noi e il pubblico venuto qua stasera. Luis, dici qualcosa. Ho amato tantissimo questo momento di essere con voi, con tutto il cuore, dopo questo brutto momento che abbiamo passato, e siamo tutti uniti. Un applauso! E poi volevo ringraziare questa bellissima organizzazione, la DEMA Agency. Grazie. Tutti quelli che hanno lavorato, grazie, per questo, grazie, bellissimo spettacolo. Grazie, grazie. Grazie, grazie, ragazzi. Grazie. Un applauso grandissimo a loro. Però un momento. 1, 2, 3, più forte. 1, 2, 3, vai!